Ok, vediamo adesso la faccenda degli HUD, HUD, che sarebbero Heads Up Display, che sono molto famosi in Second Life, e vediamo come è possibile realizzarle in spatial. Quelle del HUD, quando mi muovo, rimane, sono qua, vedete che mi muovo, mi avvicino, eccetera, l'HUD rimane sempre nella stessa posizione. Ed è quindi ideale per rappresentare una situazione che devo avere sempre presente, oppure dei tasti funzioni, delle cose che posso fare, per esempio uscire, viaggiare, domandare, chiedere aiuto, o avere una situazione in punteggio globale, per esempio qualunque interfaccia utente può essere parte di un HUD. Ora io ho messo due immagini, quindi qui in pratica c'è una. Sostanzialmente c'è una canvas grossa che terrà tutte le immagini dentro e vi farò vedere adesso come sono state messe queste immagini. Okay? Quindi andiamo nella nostra scena, quindi chiudiamo tutto, andiamo nella nostra scena, vedete che abbiamo quello che è chiamato un HUD. Adesso per tranquillità di tutti lo cancelliamo e lo rifacciamo da capo. Okay? Quindi lo cancelliamo e creiamo qua dentro. Devo togliere comunque anche l'event system perché l'ha generato lui in qualche modo. Quindi facciamo add e poi andiamo nella UI e nella UI dobbiamo sostanzialmente creare un canvas. Ecco il canvas, vedete che è qualche cosa di enorme che deve essere nello screen space overlay. Per semplicità, ma non è obbligatorio, facciamo in modo tale che sia più o meno nel nostro dov'è? Il canvas è lì, quindi il canvas è sostanzialmente messo in una posizione che a noi non interessa quale sia, no? Ma adesso vogliamo metterci un'immagine dentro questo canvas, quindi praticamente facciamo ancora un più, dentro il canvas gli mettiamo una UI, a questo punto la UI mettiamo un'immagine, vedete che l'immagine c'è adesso un quadrato bianco più o meno. Se facciamo doppio clic la vediamo, quindi vedete che è proprio bianco. Possiamo mettere uno sprite 2D, sprite vuol dire un disegno 2D fondamentalmente, e gli mettiamo come disegno per esempio il logo di Google, che però è piccolo questo, quindi mettiamo magari questo qui che è un omino. Ok, quindi l'idea è quella di vedere questo omino quando, come HUD. Essendo un HUD, questo tipo di cose le mettiamo magari un pochino laterali, e poi proviamo a vedere se effettivamente otteniamo l'omino. Anzi, a dire il vero, possiamo anche mettere una cosa leggermente diversa, non l'omino bianco, perché l'abbiamo già messo prima, però mettiamo ad esempio questo disegnino qua che ho trovato tra i miei asset, c'ho questo più, così siamo sicuri di averlo a posto. Facciamo Ctrl S. E poi andiamo con Test Active Scene, andiamo a vedere se effettivamente ci compare nella scena. Ok, vedete che si incavola perché? Proprio perché manca cioè c'è questo event system che non va bene. Quindi lo rifacciamo dopo aver cancellato l'event system, facciamo il Test Active Scene e adesso vediamo se ci compare questo oggettino nella scena. Quindi siamo di nuovo qua, cancelliamo la vecchia incarnazione. E vediamo se sorge il nostro HUD. Vedete che ce l'abbiamo questa scena qua, e tra l'altro rimane sempre in quella posizione. E possiamo anche fare in modo tale che questo HUD sparisce in certe condizioni, ad esempio possiamo mettere delle opzioni, tipo che quando ci avviciniamo qua, vedete che sparisce già quel cilindro, poi abbiamo messo uno script no code che fa sparire un cilindro, possiamo fare analogamente uno script no code che faccia sparire questo simbolo qua. Okay? Quindi facciamolo qua dentro. Ora andiamo dentro la nostra scena interactable. Abbiamo il nostro canvas, l'immagine che sarebbe questo qua, la vediamo che dobbiamo poi copiarla. Andiamo nel nostro interactable, che è quello su cui gli abbiamo messo che se ci avvicinavamo vedete che faceva scomparire il cilindro. Gli facciamo analogamente aggiungere un evento, quindi facciamo on enter evented, quando si entra dentro il raggio di azione, gli diciamo che deve aggiungere un altro runtime only.
E gli mettiamo che deve far sparire questa immagine, ad esempio, o apparire, possiamo anche mettere che l'immagine invece non c'è, ma appare solo quando ci avviciniamo lì, cosa che è molto interessante, perché possiamo mettere un bottone che fa delle cose solo quando ci avviciniamo a determinati contesti. Quindi l'immagine gli mettiamo il solito, cioè possiamo mettere un mucchio di cose, ma a noi ci interessa Select Active, ok? Quando ci avviciniamo, diciamo che l'immagine appare e analogamente dobbiamo aggiungere che quando usciamo, dobbiamo sempre con l'immagine, quindi prendiamo di nuovo l'immagine, magari in realtà gli avremmo dato un nome un pochino più interessante, e gli vediamo che l'immagine quando usciamo praticamente sparisce. Cioè, praticamente appare l'immagine solo quando ci avviciniamo più o meno in questa zona qua. Ok? L'immagine iniziale la mettiamo in active, così non si vede, e proviamo a vedere se veramente effettivamente funziona. Quindi facciamo un test. Cancelliamo il vecchio. Ecco, adesso siamo praticamente, ecco, vedete, sono uscito dal raggio, e è sparito quell'icona. Se mi avvicino, vedete che scompare il cilindro e appare l'icona. Ora, parentesi, questa icona qua potrebbe anche essere fatta qualche cosa che è interactable. Quindi noi potremmo anche dirgli di fare delle cose quando lo clicchiamo. Ad esempio, se clicchiamo, quindi se andiamo qua, e diciamo che dentro il canvas abbiamo, adesso non so se funzioni perché è la prima volta che lo sto facendo, ma l'image possiamo provare a fargli un add component e gli mettiamo uno spatial interactable, quindi praticamente è visibile, cioè quando è visibile diciamo quell'icona lì possiamo interagire con lui e quando interagisce a una distanza, ok, radius questo più che dire. Sì, perché qui dipende da dove è la posizione, comunque noi diciamo che quando agiamo, quando clicchiamo su questo oggetto, quindi mettiamo in un raggio di, vabbè, mettiamo 100, perché dipenderà praticamente da dove l'ha trovato, no? Questo raggio qua, e diciamo che quando l'animator event, ok, mettiamo on interact event, ma possiamo mettergli, sì, on interact event, diciamo che deve prendere praticamente il cilindro, che nel frattempo era sparito, ricordate che quando ci avviciniamo era sparito, e gli diciamo che il cilindro che era sparito, gli diciamo di fare un set active e gli diciamo di farlo riapparire. Ok, tutto questo senza codice. Ok, ora proviamo a salvare la scena, a fare un test e vediamo se effettivamente possiamo interagire in qualche modo con questo oggetto. La prima volta che lo faccio, quindi potrebbe non funzionare, ma se funziona sarebbe interessantissimo. Ecco, vedete, sono qua. Aspetta, mi allontano dalla zona famosa. Ok? Quando mi avvicino, in teoria, ecco, non funziona. Benissimo. Quindi per ottenere quell'effetto lì, questo qui non deve essere un'immagine, ma deve essere presumibilmente un pulsante. Adesso faccio la prova offline e poi faccio vedere i risultati. Ecco, l'ho fatto offline, cioè ho messo al posto di quell'immagine lì un bottone. Questo bottone, adesso lo vediamo di nuovo. Comunque quando lo clicco, quindi se faccio clic su questo bottone, fa apparire qualcosa, ok? Quindi questo bottone potrebbe essere ad esempio una chiave, ad esempio, e quel cilindro potrebbe essere una porta. Quindi quando mi avvicino a quella porta potrei avere quella chiave lì che è solo lei che sa come far sparire questa porta, quindi per far avanzare un escape room, no? E qui abbiamo lo stesso concetto che se mi allontano, anzi in questo caso se mi avvicino vedete sparisce e quindi abbiamo di nuovo questo bottone. Ora, come abbiamo fatto questo piccolo effetto? E semplicemente siamo andati dentro il mio canvas e dentro il canvas gli ho creato il bottone. Il bottone l'ho creato praticamente, anzi lo facciamo di nuovo da zero, tanto visto che funziona, quindi dovremmo farcela. Ho
Quindi clicco Canvas, aggiungo sulla UI quello che è un bottone, button. Questo bottone vedete che me lo mette esattamente lì, dove era, eventualmente se non lo fa, o se non lo vedete fate doppio clic in modo tale da vederlo bene. Vedete che se cliccate sul canvas vedete tutto il canvas, se cliccate sul bottone vedete direttamente il bottone, e qui potete vederlo un pochino più diritto se volete usando questo gizmo. Il bottone abbiamo fatto semplicemente nelle sue opzioni del bottone, c'è un'opzione che ci dice cosa fare quando viene cliccato. Facciamo più e facciamo lo stesso mestiere dell'interactable, e cioè qui al posto del non gli mettiamo il cilindro e nel cilindro gli mettiamo di nuovo il game object set active true. Quindi questo cosa vuol dire? Che quando viene premuto il bottone viene fatto apparire il quell'oggetto lì, e quindi eventualmente si può andare avanti nella quest. Ora posso di nuovo fare il test, oppure posso cambiare delle cose, nel senso che possiamo, ad esempio, questo è il bottone, da qualche parte c'è scritto cosa deve apparire, ah sì, il bottone in realtà c'è un testo dentro, bottone, vedete, dentro il bottone c'è un testo, quindi possiamo dire, ad esempio, appari cilindro, perché questo è quello che fa, appare il cilindro, qui possiamo scegliere il font, insomma tutta una serie di cose, ad esempio questo qui in grassetto, in italico, in sottolineato, quindi possiamo fare un po' di cose interessanti, tutto in minuscolo. Allora, una volta fatto il nostro bottone, lo testiamo effettivamente per la seconda volta. Notate che possiamo farne 5 di bottoni, uno possiamo fare apparire i bottoni solo i momenti topici della nostra escape room, e quindi quando abbiamo il nostro spazio attivo, vediamo che c'è appare il cilindro, questo qui sarebbe il nostro, adesso vedete che non c'è, quindi per far comparire il cilindro devo allontanarmi, però quando mi avvicino sparisce, questo è un trucco così, quando clicco su questo bottone, tac, vedete che appare il cilindro. Questa, vedete, è un'opzione di no code che permette di scrivere nell'interfaccia utente. Nell'interfaccia utente possiamo costruire un sacco di cose, non soltanto i bottoni, ma possiamo anche inserire, diciamo, non ve li consiglio, ma comunque ci sono un mucchio di cose che si possono mettere dentro queste cose, immagini del testo che eventualmente per far apparire una listata di cose, insomma tutta una serie di cose di questo tipo. Quindi in teoria tutta l'interfaccia che vi permette di fare far colorare la vostra escape room, mettere il vostro logo, insomma quello che volete, e questo è il modo più semplice per gestire queste situazioni in pochi clic. Quindi è tutto, vi ringrazio, buonasera.